tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e io sono Pani. E oggi ragazzi, allora amore mio, lo stanno facendo tutti. Cioè è una cosa proprio che, porca miseria, sta spopolando. Sta spopolando nel web ragazzi, lo sappiamo, vediamo migliaia di visualizzazioni, ovviamente da parte di utenti che vogliono guardare le reaction. Sai cosa sono le reaction? Le reazioni brava, ai video. Le reazioni ai video, le reaction ai musical.ly, cioè musical.ly, non so bene se sia un'estensione o se sia qualche cosa, non ne ho idea, amore mio, non ne ho. Quindi allora abbiamo deciso anche noi, come non poterci rallentare, rimanere indietro da quello che è il mare di YouTube, nel fare una reaction ai video musical. Abbiamo degli amici che l'hanno già fatta e qua il nostro amico Nick sicuramente ci starà sgaggiando addosso, ragazzi. Però la differenza è che tutti, non me ne frega niente, la differenza è che tutti gli YouTuber lo fanno da soli, mentre io, ragazzi, ho la Pami, la voce femminile della situazione, che può dare un commento che magari noi uomini in realtà non sapremmo dare. Cioè, che tu sta reaction alle ragazzine la fanno i ragazzini, però Beh, io ho visto persone anche abbastanza grandi farle, nel senso, soprattutto farle anche, boh, non lo so, vediamo. Quindi ragazzi, non ci disperdiamo in quisquiglie inutili, ma direi di mandare indietro questo video, questo era l'inizio, e di vedere subito la reaction, come può funzionare, cioè vediamo subito come commentare questi video. Questa allora è la prima delle ragazzine, quanti anni avrà secondo te? 14-15 anni. 14-15 anni, già alla bocca un po' aperta, mi sembra un po' Shining, così, no, vabbè, un po' paura. Ah, perché è un fermo immagine. Vediamo allora un po' che cosa ci regala questa serie di clip musicali, ragazzi, vediamo queste succinte ragazzine già, in po'. Già che ha tirato sulla magliettina farà qualcosa. Ah, dici, anche la pancia, perché vedi voluto, che ha tirato sulla magliettina. Non avevo notato, io guardavo l'ombelico, l'addominale scolpito. Ah, ok. Via allora così. Attenzione, vediamo un pochettino, guarda un po' in giro. È brava. Si copre, è brava, questa è brava, questa è brava. Guardalo lì il vetro che si muove. Poi abbiamo un'altra di 12 anni, invece fa il ballo della gallina, ragazzi. Mette 14 così, col cappello di Vasco Rossi, ragazzi, ha avuto dei problemi con la tigre che tiene in giardino, gli ha strappato via i pantaloni, fa il segno della pace. Questa che cazzo, questa fa così, fa questo. No dai, no ragazzi, fermi, questa, no, ma no, proprio no, non si può vedere, non si può, non si può fare così, ragazzi, al limite, ragazzi, no, così. Però ti metti, ma non devi fare tutta attillata per far vedere. Ma queste hanno le mozzarelle, ma non hanno il seno, al massimo si inseriscono cotton fioc, si inseriscono. Anche quella di prima è una cosa attillata, cioè se devi fare le scene da pornostar, dici? Da bacchetta, c'è da hashtag bacchetta, ragazzi. Adeguato. Vabbè, comunque non ti tirare il labbro che non è bello, no, così. Aspetta, dici, aspetta, un attimo. Io, oia, questa qua è abbastanza carina, ragazzi, attenzione. Appena finito di fare il trasloco, sembrerebbe, ragazzi, guardate, tutto rovinato dietro, cappello molto lungo, sa bene come muoversi, fa un pochettino le gesta dell'ombrello. Questa non niente si può da vedere. Mamma mia, ragazzi, questa qua è al parco pubblico, ecco. Questa porca va, è l'onda, ma questa qua è onda su onda, questa, ma cosa sta a fare questa sexy, manco per non essere, è più sexy un cassonetto, fare... non lo fa. Attenzione, questa qua invece è nuova, ragazzi, si guarda un po' in giro spaesata, vediamo un pochettino cosa vuole fare, ha dei problemi anche con il posizionamento della videocamera, fa dei movimenti, e questa perché no, questa c'ha la telecamera, no questa, che qua gli tiene la telecamera, no, questa qua penso che ci sia, è lì col bastone del selfie, no, che intanto cerca di ballare tutto tipo gorilla dello zoo, no? Ma è anche carina questa. No, è carina, ci mancherebbe, è che ci sono modi e modi di fare le cose, dovrebbe riuscire. Ah, questa è un'altra che fa. Yo man. Usti, ha fatto la dub, ha fatto la dub questa, guarda che però è brava. Applaude, si applaude da sola. Qua ce n'è un'altra, no, ragazzi. Vabbè. Attenzione, questa qua è bianco e nero, proprio old school size, ragazzi. Notiamo anche la televisione dietro, sembra quella degli anni 40 del mio nonno. Ma non però è degli anni piatta, non la vedi che piatta. Mi sembrava quella degli anni 40, mi sembrava un po' la cosa old dub. Il movimento proprio cattivo, con dito in bocca annesso, preso un po' forse dalle Spice Girl anni 80, ragazzi. Questa ha già sbagliato la inquadratura, però si vede il culetto, vediamo. No, figa, dai, ha 11 anni, ragazzi, questa ha 11 anni. Questa no, ne ha 10. Yo, cosa fa? Questa è grande. Questa è già un po' più questa qua è più grande, ragazzi, ha avuto problemi, no, con X Factor. Senza poche tette. Questo
questo stava chiamando un attimo il bottone, non si sa bene cosa stesse facendo. Sembra un movimento sexy, un movimento buono, ragazzi. Andiamo a prendere, tiriamo giù e chiudiamo. Questa è piccolissima, ragazzi. Quelle calzarete della mamma, No, non sono calzarete, sono pantaloncini, li vendono così, sono così. Ah, ero convinto che fossero pantaloncini, no, però così. Anche lei mi sembra abbastanza. Sa il fatto suo, guarda come balla bene così. Ah, questa è un'altra, ragazzi. Sono fatta male un pochettino al dito, va lì a controllare. Vabbè, questa mi sembra che c'ha un po' la panzina. Questa qua è un po' ciccionina che comunque cerca lo stesso di fare. Guarda come si sbrindella via così con il coso. Yo. Un'altra abbastanza, questa avrà 14 anni anche questa, ragazzi, con la tenuta scozzese. Questo qua ha starnutito. Ah, dici che è in una posizione, what the fuck, sembrava ai provini di Miss Italia 2009, ragazzi, invece purtroppo era in casa, gli era un po' scappato a starnutire. Questa qua è una signora, ragazzi, questa qua è, no, non è una signora, la ventenne, è prosperosa, truccata un po' bruttina. No, con il sole in faccia, aia. Aspetta, che qua abbiamo già le cose. No, cosa fanno queste? Abbiamo le lesbiche. No, ragazzi, qua ci sono dei problemi. No, c'erano due che si stavano staccando così una con l'altra. Ah, sono proprio lesbicone. No, già 12 anni via così. Vediamo un po' il balletto lesbo, ragazzi. Attenzione. Sì, ma ti coprono pure. Oh! E questa si sta facendo la poltrona. Oh, se... No! Fammi. Ha fottuto la poltrona del padre in ufficio per cercare di farci il video, ma poi non è proprio. Ma però il culo non è male, dai, il culo direi che merita. Dovevo mettere allora un po' più in dentro la mutanda, no? In che senso un po'? Vabbè, andiamo. No, e poi parlo. Non ce la fai. Perché c'era problemi con la ruota, è andata giù così, è andata. E poi borla giù. Poi mi borla giù cattiva così. Attenzione, questa qua è la China Yayai, lo sappiamo. Sembra un po' giapponese. No, è che sembra un po' giapponese, ha la faccia palesemente. Non lo so, io quando ero piccola mi prendevano tutti per una cinese perché avevo il taglio così. Poi è diventata italiana. La Pami era cinese quando era piccola, poi si è italianese. La foto che avevo? Bravo, no, sì, certo. Questa già ha un po' la faccia di, sai, quei film horror tipo The Ring, nel senso, con il ghigno. Guarda il ghigno malefico, ragazzi, a me fa già un po' paura questo video, però lo mandiamo avanti lo stesso perché per onore della cronaca. Io meno fanno tutte le stesse. Perché cazzo, non hanno fantasia, non hanno. Qua proprio cattiva così. No. Questa sembra una cosa di terrore. Ma no, guardala. No, ragazzi, questa no. Questa qua l'hanno praticamente tirata via, è la peruviana che hanno estratto. È perché la prima cosa che ti viene a fare. Sì, ma se io sono. Se io faccio. Aspetta. Cos'è che fai tu? Se io faccio. Non sa neanche dov'è la telecamera. Urca. Certo. Tu devi guardare sempre loro quando vuoi parlare. Come si. Oh, porca va! Reaction alla Pani che fa le cose un po' zozze. No, quella dice no, non si può. Non è contento. No, c'ha la bocca che sembra uno scorfano, dai ragazzi. Cioè, il salmone che ho sotto qua a casa, ragazzi, c'ha la bocca più bella, porco giù. Guarda, guarda. Non è un balletto, un balletto. Questa qua sembra già un pochettino più che sappia il fatto suo. E questa muove anche lei. Le mani. Questa fa danza tipo del vento. Brava, molto brava. Ma tutte che si tirano sulla maglietta. Perché si tirano sulla maglietta? Per vedere, per fare la danza del ventre, devi avere il ventre scoperto. Per fare la danza del ventre. Si muove perché è più senoso. Ah, e cazzo, non si possono mettere un top al posto che mettere la maglietta e tirarla su. Ma perché la fa proprio perché non è. Posti, questa qua c'è la gonna della nonna di Batman, ragazzi. I pantaloni di Batman, ragazzi. Io buonasera. Cosa sta facendo? No, la lingua così non si può vedere. Questa invece è già un po' più alla Lara Croft, made in Tomb Raider. No, guarda, no. Ha il culo che però si muove abbastanza bene. Ma il culo non c'è, è c'è. Fuori, No, è questa. Cosa faccio sulla tuta quella che ha usato? Sulla tuta con il pezzo fuori. E riesce a muovere comunque bene, ragazzi, lo so fare anch'io questo momento qua. Fai Jasmine, ragazzi. Questa fa movimento, vedi? Questa qua è la danza del ventre, questa, ragazzi, brava. Questo merita proprio, brava. Questa è proprio brava. Molto brava, carina, anche se. Tu sei capace a dancheggiare? Io quando sono andata in Egitto mi sono messa anch'io a fare la danza. Ah, quindi sai ancheggiare. Io non ti ho detto che sai muovere le teste, sai ancheggiare. Io muovere i fianchi, solo che mi manca quello della propria danza. Perché poi sei la fa.
che ti c'entra, esce. No, per fare la danza del ventre mi hanno spiegato che cosa? Devi avere un po' di panzetta, perché perché tu devi fare il movimento di panza. Ah, quindi io posso farla? Sì. Volendo. No, spiegami perché l'orso. No, l'orso del ventre. Questa ragazza, attenzione, ci sta già guardando e dice: che cazzo vuoi, nel senso, guarda che faccia da stronza che c'ha già questa. È vero. Porca miseria. Ah, fuck yeah. Troppo seria, zia. Devi un po' ridere un po'. Brufolo centrale probabilmente, non si sa che cos'era quel movimento così. Però bello, molto carina, muove bene. E qua ce ne abbiamo un'altra, ragazzi. C'ha la bocca rifatta. Vabbè, ognuno può fare quello che vuole, nel senso. Che 35. No, ci mancherebbe altro. 35 anni, però va bene. Yo, what the fuck you want, man? Guardala. Io ho capito, ma ascolta. Se fai tutti questi versi, perlomeno ti devi riprendere tutta, non ti devi riprendere fino alla vita. Ma questa qua voleva... Cioè, non deve fare la finta figa. No! Questa qua sa suonare flauti di pelle, dicevo. Fai... ti prendi tutta, no? Ma però non è... quanti anni gli dai a questa qua? Non lo so. Secondo me c'ha 25, 24, ha finito di fare il lavoro come commessa in pescheria, va avanti a cercare il pesce. Tanto si bloccano pesanti a 20 anni. È in 20 anni, assolutamente. Questa penso sia l'ultima, ragazzi, essendo molto prosperoso, purtroppo il capello poco pettinato va a suo sfavore. Beh, mio, ma io non faccio le danze davanti al computer così. Ma ce n'abbiamo una... Sembra una favola doppia, abile però. Questa qua è la bocca chinotona, questa qua. Guarda. Allora, il seno prosperoso con il... Rifatto, ma cazzo, certo che è rifatto, non può essere il suo. Quindi non è bello, perché il seno prosperoso non rifatto è bello. Quello da toccare non mi fa schifo a me quello, diciamo. Non dico che, però, la bocca così io non la riesco a guardare. Mi sembra proprio il canotto quello di salvataggi, nel senso. Oh, io da fa... così vediamo un pochettino. No, c'ha 50 cosa, anni questa, ragazzi. È l'unica cosa che mette in mostra. No, non si può, non si può. Ha la bocca storta, ragazzi, il capello con la ricrescita, le unghie rovinate. Ah, abbiamo un'altra, ragazzi, questa qua sta tentando di fare la danza. Porca miseria, sono un'indiana così. Oh là. Aspetta un attimo, questa qua sa solamente muovere la tettona, ragazzi. È uscita dalla galera perché la vedo abbastanza piena di tatuaggi. Ne ha uno sul ventre. Tutti hanno i tatuaggi. Ah, tu dici che questa è una cosa proprio... Ah, però sorride, sì, dai, mi piace. Questo mi piace il taglio del molto giochi, bene, molto bene. Ed questa è la stessa, però probabilmente... Sì, mi sembra sempre lei, mi sembra. Con questo movimento molto sexual, sensuale. Fatto bene, alla fine mi sembra mica... Mi sembra il cornetto, è mosso. Giuro. Solamente a me vengono male i capelli. Oddio, questa cosa qua, invece... Al contrario, questi sono quelli di prima che giravano sulla sedia. Ma perché? Ma cosa fa? No, fanno vedere il culo qua, ragazzi. Attenzione, questa qua molto prosperosa, anche lei con dell'affare abbastanza da lurida bottegaia da marciapiede. Però apre, fa il movimento e fin qua ci siamo. La lingua fuori no, porca miseria, ragazzi. Però non è stato male, dai, non è stato male come primo video fare questo commento. Magari ve ne faremo uno anche sui maschi, così capirete le differenze. Perché tu vuoi vedere i maschi? Certo. Va bene, penso che sia giusto. Va bene, ragazzi, questo era un piccolo... Ragazzi, perché io pensavo che ti mettessi quelli... Magari, quelli maturi. No, quelli maturi non te li posso mettere, che poi mi scappi via, non ti trovo più, nel senso, la perdiamo. Beh, che manda commenti. Dai 25 in su, ragazzi, la Pami vi ha già detto cosa sta cercando. Ma tu non sei insieme a me, scusa. Per la reaction. Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere. Allora, chiudilo tu il video, io guardo. Vogliamo tanti spolliciate in su, tanti like se vi piace. Ah, scusa, stavo facendo lui l'ultima. Io sono Bruno, io sono la Pami. Quanti? Eccola, quanti gliene chiediamo di like a questi ragazzi? Ma non fare per forza la so... No! Porca vacca, porca, sono mie ragazzi. Grazie, ragazzi, per essere stati qua a guardare anche questo video. Vi ricordo di mettere un bel like, iscrivervi al canale a 150 like, anzi, ma va, 200 like, ragazzi. Esagerato come così, solito. 200 like, ve ne facciamo un altro. Se vi piace, ve ne facciamo un altro, anche se non sono 200. Perché ma io sì, sono dai. Buone, sono la Pami, ve lo ricordate sempre. Ma porca miseria. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.